io intanto faccio anche io un di precisione, poi devo dire grazie, ci conosciamo da diversi anni e credo che persone come te è difficile oggi trovarle sul nostro territorio perché sei un'altra generazione e noi dobbiamo tanto alla presenza dei carabinieri sul territorio perché oggi i nostri territori sono brutto da dire terra di nessuno perché c'è troppa delinquenza, c'è troppa droga sui nostri territori e voi veramente avete lavorato tanto. Noi che amministriamo e facciamo diciamo un po' di politica per passione, perché poi la politica è tanta passione, non posso fare altro che ringraziarvi da parte di tutto il Consiglio metropolitano, perché persone che tutelano i cittadini, persone che vanno per la legalità, oggi anche per l'arma è difficile trovare. E questo lo dico in tutte le sedi, perché oggi noi che abbiamo un problema e ci confrontiamo con le istituzioni è molto difficile perché molte cose sono cambiate, perché i carabinieri molte volte hanno anche delle problematiche con la magistratura che non vi fanno attestare persone dopo aver fatto indagini, quindi il vostro lavoro molte volte va vanificato e questo ne sono sicuro. Io ti ringrazio per l'ultimo episodio, te lo voglio dire stasera perché sono usciato, per l'ultimo episodio che ci sei stato vicino a me, al sindaco della festa dei Gigi. Forse è stato l'ultimo episodio, diciamo, un po' imbarazzante, però ti voglio dire veramente grazie perché ci hai aiutato veramente, perché in quella situazione un poco difficoltosa dove il sindaco e anche il sottoscritto si è trovato a prendere delle decisioni, noi l'abbiamo fatto grazie anche al tuo supporto. Quindi io ti devo ringraziare pubblicamente a nome di tutto il Consiglio metropolitano, ripeto, perché io ero delegato dal sindaco metropolitano e noi ci siamo assunti anche delle responsabilità e non so se altri amministratori avrebbero avuto il coraggio di farlo, perché Rusciano merita tutt'altro e l'episodio che è successo nella festa del Gip non è stato un episodio piacevole. Quindi ti ringrazio e spero di incontrarti quanto prima e sicuramente si sentirà la tua mancanza. Speriamo che chi verrà al tuo posto sarà alla tua altezza, perché oggi Rusciano veramente ha bisogno di un comandante. Grazie mille.